penso chi era oggi qua alle Voraia si sia divertito, perché la partita è stata di livello alto contro un avversario che io sapevo, perché dall'altra parte c'è Stefano che le squadre fa giocare. È stata una partita fantastica, l'abbiamo vinta su una grandissima giocata, poteva finire in pareggio, potevamo perderla, però l'abbiamo vinta perché ci abbiamo creduto forse, quindi grandissimo merito a noi che l'abbiamo vinta la partita, grandissimo merito ai miei giocatori, grandissimo merito ai miei ragazzi e sono contento per loro perché vincere questa partita ha grandissimi significati. Sono felice tantissimo per Pontegola, per tutto Cuoio, per i miei giocatori. Ripeto, per me questa è la vittoria più importante del campionato contro, secondo me, una squadra che non avrà problemi a risalire perché è un'ottima squadra. Al fine con quel gol, un gol che ha stabilito la vittoria pistoiese, una vittoria, Presidente, meritata. Sì, è stata una vittoria del cuore, una vittoria molto emozionante. Quando si vince al 93esimo c'è sempre così tanta gioia. E per noi era la vittoria che cercavamo, sinceramente non ci credevo più, poi è venuta all'ultimo momento e quindi questo ci ridà tanta fiducia, ci ridà tanto incoraggiamento e ora metteremo in atto quelle mosse che dovremo fare in settimana sul mercato, sperando di fare buone scelte e vedremo poi se la Pistoiese ancora potrà dire la sua. Io credo proprio di sì. Un gol che allontana pali, presunti rigori, e che ci dà tre punti che ci rilanciano comunque per le nostre ambizioni. Ma sì, sicuramente, certo, i tre punti oggi erano indispensabili, altrimenti avremmo perso ulteriore terreno. E sono anche contento perché il gol della vittoria l'ha fatto un ragazzo che stimo molto, che è Anichini, che nonostante che giochi poco si impegna sempre moltissimo e quindi è stato premiato anche lui e questo mi fa molto piacere. Non ci dirà i nomi delle mosse, ma i ruoli, ci puoi anticipare qualche cosa, Presidente? Ma vediamo, penso sicuramente qualcosa sarà fatto, sicuramente davanti anche in centrocampo. Bene, grazie. Da difensore non ti è sembrato che Brega sia stato molto maltrattato e mal tutelato dall'arbitro? Ma questa è una domanda un po' cattivella da parte tua, però no, non Cristian è un giocatore importante per noi, ha fatto bene, secondo me Cristian ancora ha dei grandissimi margini di miglioramento. Se riesce ovviamente anche a trovare continuità di prestazioni, perché è stato fuori per questo problema, adesso sta giocando con continuità, quindi deve continuare a lavorare, a dare tutto per continuare a migliorare. Un pareggio, perché effettivamente il Forcoli oggi non ha demeritato. Ma grazie del buon Forcoli. Io cosa ti devo dire? Dico che il risultato di una partita è l'unica cosa che rimane, no? Quindi abbiamo perso 3-2 e tutte le chiacchiere che verranno dopo il 94esimo ognuno le interpreta come vuole. Io ho visto la mia partita, ho visto una squadra che ha avuto il dominio del gioco, una squadra che ha tirato un porta nel primo tempo 8-9 volte, una squadra che ha subito il primo gol su un infortunio, un scivolato il mio difensore, il secondo sul rigore, ha riavuto la forza di rimettere in piedi la partita, ha sfiorato anche di poterla vincere e poi ha subito un gol perché giocavamo anche con una squadra forte, quindi hanno fatto un gol di pregevole fattura, una buona giocata e ci abbiamo perso la partita. Nel mezzo ho visto una squadra che ha giocato con personalità, con idee, e ripeto, poi che dica che non meritavamo o che dica che meritavamo di vincere, ognuno la prende come vuole, io mi tengo la mia idea.